Il figlio Daniele è qui, il figlio di Antonio Logli, grazie di essere qui con una consulente di parte della famiglia Logli, Anna Vagli, poi abbiamo Roberta Bruzzone, Roberta è rimasta con noi e abbiamo Nicodemo Gentile che invece è l'avvocato della famiglia Ragusa. Nicodemo, buongiorno, grazie di essere collegato con noi. Allora, volevo un attimo Grazie a voi, andare. buongiorno, grazie a voi. Grazie. Allora, volevo intanto, Nicodemo, ricordare, anzi chiedo a Roberta, Sì. visto che lei è l'avvocato della famiglia Ragusa, Roberta, di ricordare un po' tutto quello che è successo, la condanna di Antonio Logli, un processo indiziario. Sì, all'esito di un'inchiesta complessa, è arrivata la formale richiesta di rinvio a giudizio, c'è stato inizialmente un proscioglimento, impugnato in Cassazione. Dopodiché si è tornati nuovamente con la richiesta di rinvio a giudizio della Procura, il rinvio a giudizio poi formale di Logli, che ha scelto di essere processato con rito abbreviato, un abbreviato secco, e all'esito di questo processo in tre gradi di giudizio si è arrivati alla condanna definitiva, che sarebbe stata di 30 anni, ma prevedendo lo sconto di pena dalla scelta del rito abbreviato, è stata poi comminata definitivamente in 20 anni di reclusione. Questo ha fatto aprire le porte del carcere per il signor Logli, che attualmente sta scontando la pena definitiva per l'omicidio e la distruzione del corpo della moglie, Roberta Ragusa. Daniele, tu rimani, nonostante tutta diciamo, la vicenda giudiziaria, che è stato uno insomma, dei processi anche mediatici più noti degli ultimi anni, tu continui a rimanere della tua idea, cioè che non sia stato papà e che invece papà si trovi in carcere senza motivo, perché non è stato lui, che lui sia innocente. Esatto. Tu e tua sorella. Pensate Sì, io che mia sorella, sì. Siamo qui. sempre stati convinti della sua innocenza. E lo siamo tutt'oggi. Senti, perché c'è stata questa denuncia col super testimone? Che cosa ti ha detto? Sei riuscito a parlare della questione di Loris Gozzi con tuo padre? Stiamo parlando della questione recente, nello Sì, della specifico. denuncia. Ma senta, per quanto io so, è stata una denuncia per diffamazione nei suoi confronti. Io, onestamente, questa è una cosa di cui si occupano i principalmente legali, non voglio entrare nel merito, diciamo, delle motivazioni o di quant'altro. Ecco, adesso chiediamo anche alla Vagli. Allora, questa situazione, Ferraglioni, buongiorno, ciao Marco, ecco, sei rimasto con noi anche su questo caso che hanno riportato per tanto tempo tutti i giornali, no Marco? Cioè è stato, come dire, un caso mediatico, tristemente mediatico. Marco. Ma diciamo, io sono 9 anni appunto che i giornali hanno riportato questa notizia, varie ricostruzioni si sono susseguite e qui noi dobbiamo appunto fare un semplice pensiero su quello che è successo in realtà. Noi dobbiamo capire intanto e dobbiamo dire con forza che per quanto riguarda la legge italiana Antonio Logli è colpevole e è stato condannato a 20 anni come è stato già detto. Di certo c'è che provato che Roberta Ragusa è scomparsa, il suo corpo non è stato più trovato. E questo ha gettato appunto giustamente uno sconforto nel dolore a questa famiglia che ancora non ha un corpo su cui piangere. D'altra parte ci sono due figli che non solo è stata tolta una mamma e quindi dovranno vivere tutta la vita con la mancanza e il supporto di una madre, ma d'altra parte c'è la loro convinzione, e io spero che sia fondata, che il loro padre non sia colpevole. Ora, al di là di quello che è successo Sei qui? mediaticamente e anche nei tribunali, Puoi venire? qui c'è una vicenda umana, quella appunto di questi due ragazzi, di Daniele e di Alessia, che dovranno confrontarsi da una parte con un papà colpevole per la legge italiana e dall'altra parte dalla mancanza di questa mamma. E poi c'è questa terza ipotesi, ammettiamo nel caso in cui il papà sia veramente non responsabile di questo crimine. C'è un doppio dolore. Ora bisogna vedere come andrà a finire, se ci sarà questo processo di revisione. L'ultima notizia di questi giorni è che il criminologo che seguiva questo fatto per ricostruire appunto tutto il castello accusatorio e le indagini ha rinunciato all'incarico, anche perché Davvero? Non lo a suo sapevo. giudizio non c'è un movimento operativo per Cannello. poter eventualmente evidenziare No, vabbè, non è delle ipotesi testimonianza, differenti da Marco. quelle della Dice procura. che la Vagli dice che non era neanche stato No, la nominato? sua nomina non è stata formalizzata e non è stato nominato perché c'erano delle incompatibilità non dichiarate.
e quindi dal momento in cui si è reso conto che non sarebbe stato nominato ha battuto un'ansia e quindi questo ha creato confusione. Parliamo dell'investigatore però, Davide Cannella, sì, non è un criminale. No, no, dell'investigatore, non era un criminale, certo. Era un investigatore. Investigatore, sì. Che dice non è stato nemmeno nominato. No, assolutamente, questa. Il signor Logli non l'ha mai nominato. Allora, Nicodemo, qual è invece la convinzione della famiglia Ragusa? A lei, avvocato. Ma guarda, Eleonora, la nostra posizione è molto semplice, perché ad oggi Antonio Logli è l'assassino di Roberta. Quella di Roberta non è una scomparsa, è un omicidio, e a dirlo sono stati in più occasioni anche i supremi giudici. E per la legge. Io personalmente ho sempre detto questo. Io sono pronto a chiedere scusa, perché io non godo sicuramente del fatto che un innocente possa essere in carcere, assolutamente. Io sono un operatore che crede nella giustizia e nelle garanzie della giustizia, quindi sarei pronto a chiedere scusa ad Antonio Logli nel momento in cui si riesca a creare tecnicamente un percorso che porti alla revisione prima e poi al ribaltamento di questo giudicato che a oggi lo tiene in carcere. Il problema di fondo è che noi ad oggi ci stiamo confrontando col niente, questo lo dobbiamo dire, perché si sta parlando di giudizio di revisione, ma allo Stato credo che ci siano forse indagini in corso. Nel frattempo ho letto, ho sentito che Antonio Logli ritiene che la moglie sia ancora viva, e allora io dico, visto la presenza di Daniele e i figli di Roberta, sicuramente noi, il sottoscritto, ma tutta l'Italia, hanno sempre rispettato il dolore di questi giovani innocenti che si trovano in mezzo a questa tragedia. In mezzo a questa tragedia, uniamoci, noi facciamo parte, io sono il presidente nazionale di Penelope, per andare a trovare questa donna. Quali sono gli elementi? Io sono pronto, a me risulta dagli atti del processo che Antonio Logli non l'ha mai cercata la moglie, lo ha fatto una sola volta recandosi, mi sembra, in Francia, a Cannes, per andare a parlare con un cuoco che si era inventato un sacco di fandonie, ma non per cercare Roberta, ma per cercare degli elementi che lo potessero scagionare. Le è andato male e a Roberta non l'ha cercata più nessuno. Ricordiamo anche una cosa, e Daniele lo può confermare, che Roberta viveva per i figli, e non è una frase fatta, ci sono atti che dimostrano l'attaccamento di questa madre alla famiglia. Ci sono atti che dimostrano quanto era limpida, pulita e cristallina questa donna. Ecco perché noi diciamo, ad oggi, al di là degli annunci, non c'è nulla, e quindi dobbiamo ritornare a quella condanna che dice delle cose ben precise che noi tutti conosciamo. Io sono molto d'accordo con quello che dice Nicodemo Gentile, che comunque, e noi ce ne occupiamo spesso, che poi alla fine i figli diventano le seconde vittime, no? Di quello che succede, perché chiaramente finiscono in mezzo a tutto quello che accade in questi fatti di cronaca, processi, controprocessi, e per cui vanno tutelati, rispettati, e anche in quello che pensano, cioè non è che ognuno di loro è... Lui è stato molto coerente, peraltro, perché se non ricordo male, voi non vi siete neanche costituiti parte civile contro vostro padre, quindi comunque c'è una posizione coerente. Tengo a dire una cosa. Quando ho incontrato Daniele per la prima volta, e rispondo al contempo sia a Ferraglioni che all'avvocato Gentile, lui mi ha detto, io è vero che è mio padre, ma prima io ho letto le carte e mi sono resa conto che non c'era scritto niente che corrispondesse al vero, e per questo ho scelto di rimanere al suo fianco. Quindi non è stata una posizione precostituita, una scelta precostituita. Questo è un suo pensiero, chiaramente noi non certo, è che, però certo. Noi ci dobbiamo anche attenere, e questo Daniele lo sa perché non è la prima volta che lo incontriamo qui in diretta, ci dobbiamo comunque attenere a quello che ha deciso il giudice, ha deciso la legge, e per la legge italiana Antonio Logli è colpevole. Io però oggi volevo portare il mio pensiero alla vittima, che è la tua mamma, Roberta Ragusa, e volevo
mandare queste immagini, Daniele, proprio, come dire, anche nel ricordo per te e per tua sorella, di questa donna straordinaria, di questa mamma straordinaria. Guarda. Non posso fare a meno di te, che sei l'infinito fra i miei desideri. La la. Tu che sei il sogno più grande fra i sogni. C'erano le immagini tue anche di Alessia, tua sorella, qui in questo filmato. Come te la ricordi la tua mamma, Daniele? C'è un episodio, qualcosa di particolare che ci vuoi raccontare? Senti, più che un episodio in particolare, la ricordo come nel quotidiano, nella vita di tutti i giorni, con la mamma, sì, come sempre detto, molto protettiva, che si è sempre interessata delle nostre vite fino ai minimi dettagli. E devo dire, chiaramente, scusate, da quando non c'è purtroppo più. Non c'è più, questa cosa mi è venuta a mancare molto sia a me che a mia sorella. Certo. Però io resto comunque convinto di quel che ho già detto, e anche perché nonostante l'amore suo nei nostri confronti e quello di me e di mia sorella nei confronti suoi, è innegabile che soprattutto negli ultimi periodi in cui è stata con noi, era una mamma sì premurosa, sì paziente, però comunque stressata, ecco, non stressata. Come tutte le mamme, Daniele. Guarda, io sono mamma e sono stressatissima. Guardami, io comunque sì, l'ho conosciuta fino a che avevo 14-15 anni. Non era un essere stressato normale, era c'era qualcosa che non andava. In realtà le lettere, no, di Roberta Ragusa tante volte le abbiamo mandate in onda, raccontavano di un disagio, anche perché c'era una relazione extraconiugale e quelle lettere raccontavano sicuramente di un grande disagio di una donna che probabilmente in quel clima familiare stava soffrendo molto. Comunque io ti ringrazio comunque di essere stato qui con noi, Daniele, di aver voluto ritornare. Per ora però la revisione non c'è, se ci dovessero essere novità venite a raccontarcele. Grazie a Roberta Bruzzone.